fotografia della previdenza italiana, quella scattata oggi dall'INPS. Nel rapporto annuale si mette in evidenza come, nonostante l'accesso alla pensione di vecchiaia sia a 67 anni di età, peraltro il livello più alto in Europa, l'età effettiva di pensionamento medio in Italia sia pari a 64,2 anni grazie a numerosi canali di uscita anticipata dal mercato del lavoro. In aumento poi il reddito pensionistico. La retribuzione medio annua pro capite nel 2023 è stata pari a 25.789 euro, in ascesa del 6,8% rispetto al 2019. L'assegno previdenziale percepito dagli uomini risulta superiore del 35% a quello delle donne. Complessivamente, lungo la penisola, i pensionati sono attualmente 16,2 milioni per una spesa lorda pari a 347 miliardi di euro. Una spesa pensionistica significativa per l'INPS, con un rischio squilibrio per due motivi principali: l'età effettiva di uscita dal mondo produttivo, grazie ai diversi canali a disposizione, e il livello mediamente elevato delle stesse pensioni rispetto all'ultima retribuzione percepita prima di lasciare il mondo lavorativo. Dalla relazione dell'INPS emerge chiaramente che c'è un problema di adeguatezza delle pensioni. Basta fare il bancomat sui pensionati, bisogna rivalutare tutte le pensioni in essere. Sull'età d'accesso alla pensione, 64 anni, sono frutto delle pensioni anticipate, ma l'età d'accesso a 67, quella legale, è un'età troppo alta, 3 anni sopra la media europea.